Hai voglia di imparare a cantare o suonare? L'associazione musicale Music Art offre a tutti i suoi soci i seguenti corsi: canto moderno, pianoforte, chitarra, basso elettrico, batteria, violino, contrabbasso, hard disk recording, flauto, clarinetto, sassofono, tromba e trombone, teoria e solfeggio, armonia, computer music e musica d'insieme, propedeutica musicale da 3 a 6 anni. Iscrizioni gratis fino al 30 settembre per bambini di scuola elementare e media. Felice perché il nuovo mondo sta per arrivare e non c'è taglio, non c'è cicatrice che questa passione non possa curare. Dio, io dalla polvere come Fenice sono risorto ed ho imparato anche a volare, soltanto perché ho fatto le valigie ed ho baciato la dolce Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera. Marlena, Marlena, sì, portami a ballare stasera. Marlena, Marlena, sì, portami a ballare stasera. Marlena, Marlena, portami a bailar il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Ballo di Marlena, Marlena, sì, vienimi a parlare, ti prego Marlena, Marlena, io ti starò a ascoltare, ti prego Marlena, Marlena, insegnami a lottare, ti prego Marlena, Marlena, sì, portami a bailare. Il ballo della vita. Buonasera a tutti. Oggi abbiamo pensato di fare qualcosa di diverso. In questi giorni abbiamo ricevuto un sacco di messaggi di stima e di affetto nei confronti del nostro candidato sindaco Mimmo La Sorsa. Per questo abbiamo pensato di condividerli con voi tutti, perché vogliamo raccontare chi è Mimmo La Sorsa. Come membro dell'Ortanova che vorrei e soprattutto ciao Mimmo, io sono Sonia. Come membro dell'Ortanova che vorrei e soprattutto come cittadino ortese, volevo dirti che ripongo in te tutta la mia stima e tutta la mia fiducia. Ti ho scelto come candidato sindaco per la mia preferenza, perché credo che tu sia un candidato ideale. Ideale per la preparazione, per l'integrità politica e soprattutto per l'integrità morale. Sei il candidato sindaco che non potrebbe meglio rappresentare il nostro paese. E noi tutti abbiamo bisogno di credere nuovamente. Abbiamo bisogno di un impegno reale, abbiamo bisogno di serietà e soprattutto di onestà.
E tu ricopri perfettamente queste necessità e noi siamo felici e onorati di supportarti. Bene, questa sera ci sarà il tuo ultimo comizio e quindi è doveroso da parte mia rivolgerti il mio in bocca al lupo. E, visto che in questi contesti gli slogan funzionano perfettamente, per l'unione che rappresenta il popolo nel sostenerti, non resta che dirti uniti con Mimmo. In questa occasione, fino al giorno in cui saremo tutti in cabina elettorale per poterti sostenere in maniera concreta. Un abbraccio. Ciao Mimmo, sono Gian Domenico. Colgo l'occasione per fare i più sinceri auguri e più sentiti complimenti a te e tutta la coalizione che ti sostiene. Avete condotto una campagna elettorale all'insegna della serietà che ha fatto emergere il perno principale di questa coalizione, che sei appunto tu, Mimmo. Una persona onesta, una persona seria, una persona a cui può essere affidato il governo di questa città. Pongo la fiducia in voi e speranzosi ci avviamo verso le elezioni di domenica. Un grande abbraccio a tutti. Ciao! Allora, il discorso è facile. Io con Mimmo La Sorsa non sono né parente, né amico, perché non è che lo conosco da una vita. Mimmo La Sorsa io l'ho conosciuto sul posto di lavoro. Ho avuto la fortuna di fare con lui un mese di tirocinio. Sono stato ogni giorno accanto a lui e ho visto in che maniera lavorava. Allora, mo il punto è questo. Io sono sicuro, sono convinto che se tutti avessero la possibilità, l'opportunità di vedere come lavora Mimmo La Sorsa, non ci sarebbe più nessun dubbio. Tutti quanti voterebbero Mimmo La Sorsa. Tu dici perché? Perché una persona che ci mette quella dedizione, quella professionalità, quella preparazione. Mimmo La Sorsa ha una nomea, ma lascia perdere tra chi non ne capisce, ma anche chi è del campo ha una stima per Mimmo La Sorsa che è veramente qualcosa di importante. E poi è uno che non regge il confronto con chiunque. In quel mese c'era stato pure era un periodo di cambiamenti, il primario. Cioè lui è una persona che regge il confronto con tutti, col primario. Cioè non è uno che si fa mettere i piedi in testa. Tu dici che c'entra il lavoro con... C'entra. Perché secondo me noi di questo abbiamo bisogno. Cioè di una persona onesta, di una persona che ci mette dedizione, di una persona preparata, perché sennò con tutta la buona volontà tu senza la preparazione non vai da nessuna parte, e di una persona che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno, che è capace di reggere il confronto con tutti. Secondo me se tutti avessero la possibilità di conoscerlo sotto questo punto di vista, non ci sarebbero dubbi. Mimmo La Sorsa è di un'altra categoria, punto. Ciao Mimmo, sono Celestina. Volevo farti il mio in bocca al lupo per domenica. Dai, manca poco. Volevo dirti, anche se alcune volte siamo in disaccordo su alcune idee politiche, domenica non potrò non votare per te. Un amico, un fratello ed un professionista. E non posso non votarti perché il programma che hai riproposto è ciò di cui Ortanova ha bisogno. Dai, cambiamolo questo paese. In bocca al lupo. Non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini coscienziosi ed impegnati possa cambiare un paese. In verità è l'unica cosa che è sempre accaduta. Con te può succedere. Forza Mimmo! Ciao Mimmo, sono Antonio. Innanzitutto volevo ringraziarti per il coraggio con cui intendi prendere per mano la nostra città e renderla abitabile e accogliente per tutti. So che sarai all'altezza di questo compito e lo so benissimo perché ti conosco e conosco il modo in cui hai sempre condotto la tua vita. Sei un uomo onesto, caparbio, che crede in ciò che fa. Siamo arrivati alla fine di questa campagna elettorale e volevo augurarti buona fortuna. E comunque vada, sarà un successo perché sei riuscito a creare un gruppo di gente che crede in quello che fa. E sono sicuro che questo andrà avanti
a prescindere dai risultati di domenica. Ciao. Ciao Mimmo, sono Tiziana. Volevamo farti il nostro in bocca al lupo per questo tuo ultimo comizio di chiusura di una campagna elettorale davvero entusiasmante, fatta di poche critiche e di tante proposte. E sono sicura che se la gente che crede in te ti darà la possibilità di diventare sindaco, queste non rimarranno solo proposte, ma diventeranno fatti. Di questo ne sono e ne siamo pienamente convinti, perché sei un caro amico, un professionista ad hoc, un marito e un padre onesto. Siamo convinti che riuscirai in questa impresa. Caro Mimmo, volevo augurarti ogni bene, perché tu sei una persona onesta, corretta, semplice, lineare, pulita, sei veramente un grande uomo. Un caro augurio. Ciao Mimmo, sono Valentina. Volevo dirti che io spero tanto che Ortanova non sbagli più e che il 26 maggio ti accordi la sua fiducia. Lo dico perché so che se ti venisse data la possibilità di amministrare la nostra comunità, tu lo faresti con l'equilibrio, la sensibilità ed il rigore tipico di un buon padre di famiglia. Forza Mimmo, noi siamo tutti con te. Giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco delle vostre facce grigie, voglio un mondo rosa pieno di colore. Voi comprate amore con le carte Visa, con le facce in crisi acima di sudore. E adesso giuro faccio le valigie, scappo via dalla dolce Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a bailar. Amico mio, devi essere felice, perché il nuovo mondo sta per arrivare. E non c'è taglio, non c'è cicatrice che questa passione non possa curare. Dio, io dalla polvere come fenice. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie per chi ha voluto esprimere spontaneamente il proprio pensiero sulla mia persona o semplicemente il proprio augurio sulla mia candidatura. Grazie, grazie davvero per il vostro calore. È chiaro che tutto questo è frutto del lavoro, del contributo e della partecipazione che ci avete messo, diciamo, in questo lungo percorso. Ed è per questo che mi sento in dovere di ringraziarvi e di nominarvi uno per uno. Lista partecipiamo Ortanova, Carmine De Girolamo, Nicola Beccia, Miriana Cetrulo, Antonella Crincoli, Michele De Finis, Gianluca Di Giovine, Ripalda Di Palma, Pierluigi Di Stasio, Michela Gervasio, Leonardo Longo, Miriam Maggi, Claudia Marzo, Nicola Pennella, Gerardo Ragno, Michele Sacchitelli e Antonio Sette. Lista Il Nastro, Antonio Abruscio, Maria Incoronata Abruscio, Maria Gerardina Merico, Alessia Brattoli, Francesco Brattoli, Martina Di Mattia, Vincenzo Gaeta, Domenico La Sorsa, Giuseppe Manzi, Massimo Picchirallo, Chiara Salvatore, Altomare Taronna e Vito Abruscio. Lista La Sorsa Sindaco, Paolo Borea, Pasquale Attini, Giuseppina Carella, Lorenzo Ciuffreda, Fedora Colasanto, Alfredo Coppola, Francesca Dalario, Rocco Di Gianno, Angelica Faramondi, Mara Ghezza,
Francesco Grillo, Costantino Lemma, Mirko Marseglia, Dora Pelullo, Saverio Santa Maria e Turchiarella Michele. Cari concittadini, in questo ultimo comizio di questa campagna elettorale che stasera volge al termine per noi, mi preme fare alcune considerazioni. Dobbiamo fare attenzione quando ascoltiamo determinati personaggi e quando andremo a votare, in quanto in tutti questi anni abbiamo assistito a quel fenomeno che io chiamo ricostruzione di una verginità politica. Cioè, ci sono delle persone che, nonostante hanno amministrato questo paese per tanti anni, sono stati lì sopra per tanto tempo e ne hanno combinata una più del diavolo, puntualmente si presentano come il nuovo. Non possiamo cadere nel tranello e rivotarli. Dobbiamo avere il coraggio e la forza di voltare pagina. Noi vogliamo essere un'alternativa a tutto questo. E ovviamente qualcuno potrebbe domandarsi: che significa alternativa? In che cosa consiste questa alternativa con gli altri? Noi questo concetto l'abbiamo espresso sin dall'inizio. Il nostro è un percorso che parte dal passato. Parte dal passato e ha avuto come momento, come tema fondante, la partecipazione dei cittadini. La partecipazione dei cittadini è importante per affinché l'azione della cosa pubblica, nella gestione della cosa pubblica, sia un'azione più trasparente, più aperta, più dialogante. E maggiore sarà la partecipazione, maggiore sarà la fiducia che il cittadino ci darà durante la nostra azione politica e amministrativa di questo paese. E l'esempio più eclatante è proprio la presenza degli uomini, delle donne che noi abbiamo e che hanno appunto preso parte e hanno voluto condividere con noi questo percorso per poter dare una svolta al nostro paese. Un altro aspetto importante che vi va di sottolineare è l'attenzione che abbiamo avuto per quanto riguarda la preparazione delle nostre liste. Non ci siamo fatti prendere dal desiderio di vincere e di governare a tutti i costi, dando vita a una mucchiata o delle orge politiche, ma siamo stati molto attenti a scegliere i nostri candidati, anche perché l'obiettivo è sempre stato quello unico: voler amministrare bene questo paese. Non ci siamo affidati ai portatori di voti, ma a gente di qualità. E a chiunque avesse voluto candidarsi, noi non abbiamo fatto la domanda quanti voti ci porti, ma abbiamo chiesto a lui: tu cosa vuoi fare, che cosa vuoi dare per questo paese? Perché il cambiamento nasce proprio dall'avere il coraggio di passare appunto dalle parole ai fatti, quelli concreti. Da noi sono venuti personaggi e portatori di pacchetti di voti e che sono noti anche per il salto della quaglia. Abbiamo dovuto chiudere la porta in faccia a questi soggetti perché non potevamo rischiare di sbagliare. Mi sono stancato di vedere poi queste perverse logiche secondo le quali vengono eletti candidati consiglieri solo perché portatori di un pacchetto di voti, ma non portano nessuna idea innovativa per la crescita di questo paese. Queste persone devono liberare il campo, lasciare lo spazio a chi veramente ha la voglia e la capacità di innovare il nostro paese. Noi abbiamo deciso di portare al centro delle nostre tematiche la questione giovanile. Il tema dei giovani pertanto è soltanto retorica, per noi non è stato così. Si parla di giovani soltanto in campagna elettorale, li si chiama, li si mette in lista, poi finite le elezioni, li si saluta e ci si dimentica di loro. Come avete potuto notare in queste sere, i giovani, i ragazzi, le ragazze sono stati il fondamento delle nostre idee e sono stati i veri protagonisti della nostra campagna elettorale. Perché guardate, qui prima di parlare di immigrazione, dobbiamo parlare di emigrazione, che è un fenomeno sottovalutato. Noi dobbiamo cercare in tutti i modi di fare in modo che Ortanova non sia il luogo dove si nasce e si cresce, ma deve essere il luogo dove i giovani che hanno talento, idee e voglia possano restare, manifestare le loro potenzialità. E noi dobbiamo essere in grado di dare quegli strumenti
a loro per poter esprimersi in tutte quelle appunto che sono le loro idee innovative per il nostro paese. Dateci almeno il diritto di sognare. Questo significa tenere a cuore la questione giovanile, non ricordarsi di loro soltanto qualche settimana dalla campagna elettorale. Come avete notato nel nostro programma, un punto fondamentale è stato legato alla questione ambientale. Noi veramente vogliamo arrivare a trasformare i rifiuti non come un peso, ma come risorse, facendo partire finalmente la raccolta differenziata. A tale proposito mi viene da sorridere quando sento, diciamo, i nostri amministratori uscenti che si sono vantati del fatto che grazie a loro la raccolta differenziata è già partita, è andata in porto, basterà quindi rivotarli, riconfermarli e tutto si avvierà. Ma guarda un po', abbiamo dovuto aspettare 5 anni di disservizi e adesso a qualche giorno dalle elezioni comunali tutto è andato in porto, tutto funziona? Ma com'è successo che vi siete ammalati di inaugurite acuta? Siete in affanno? Siete in ansia di prestazione? E perché? C'è un solo movente di natura autocelebrativa o altro? No, perché analizzando tutto quello che avete fatto in questi ultimi 30 giorni, in fretta e furia, si configura come il periodo più produttivo dei vostri 5 anni di amministrazione. Voler bene all'ambiente significa anche mettere un freno alla sua mercificazione, ovvero pur di far soldi, mettere in vendita la bellezza del nostro territorio. Che cosa significa? Significa dire basta all'eolico. I nostri terreni sono saturi e non è più possibile continuare a deturparli, deturpare la nostra terra in cambio di quali vantaggi? Un paio di panchine? Un paio di fioriere? Da questo momento si cambia. La salvaguardia del nostro territorio viene prima di ogni accordo economico possibile. Ci sono dei momenti che segnano la storia di una comunità, momenti fondamentali in cui bisogna scegliere da che parte stare. Bisogna scegliere di cosa fare del proprio presente e del proprio futuro. Lo so, è difficile dire di no a un proprio parente o a un proprio amico, ma gli avete chiesto cosa rappresenta e che cosa ne pensa della cosa pubblica? Chiedeteglielo. Aggregare non vuol dire amministrare. Ortanova non ha bisogno di assicuratori di certezze, non ha bisogno di abili mediatori che risolvono il problema contingente, che ti accompagnano poi dal risolutore di turno. Perciò non votate a scatola chiusa. Sono momenti in cui la comunità, e la comunità siete voi, siamo tutti noi, deve guardarsi dentro, deve riflettere, prendere coscienza delle sfide che il futuro ci riserva. L'ultimo verso di questa storia aspetta a voi. Potete scrivere una delle pagine più importanti per il nostro paese. In democrazia la gente ha il potere di decidere e noi siamo una comunità intelligente. Dobbiamo avere l'intelligenza, la passione e la responsabilità di custodire la nostra terra e la nostra comunità. In quanto, come diceva un grande sognatore, può darsi che non siate responsabili della situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non farete nulla. E questo sognatore era Martin Luther King. Quindi, cari ortesi, non rimaniamo dei semplici notai della storia, ma cerchiamo di cambiarla il 26 maggio da protagonisti tutti insieme. Basta semplicemente un gesto che può sembrare piccolo, ma dal quale può scaturire un enorme cambiamento. Non fatevi intimidire da nessuno, non sprecate il vostro voto, liberiamoci davvero una buona volta da tutto. Buon voto a tutti e sempre viva Ortanova! E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione.
Sono stanco delle vostre facce grigie, voglio un mondo rosa pieno di colore. Voi comprate amore con le carte Visa, con le facce intrise a cima di sudore. E adesso... Hai voglia di imparare a cantare o suonare? L'associazione musicale Music Art offre a tutti i suoi soci i seguenti corsi: canto moderno, pianoforte, chitarra, basso elettrico, batteria, violino, contrabbasso, hard disk recording, flauto, clarinetto, sassofono, tromba e trombone, teoria e solfeggio, armonia, computer music e musica d'insieme, propedeutica musicale da 3 a 6 anni. Iscrizioni gratis fino al 30 settembre per bambini di scuola elementare e media. E adesso giuro faccio le valigie, scappo via. Thank you.